Eccoci di nuovo insieme. Saluto e ringrazio l'ospite di questa mattina, Eleonora Magno, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Montorio Crognalete e del Liceo Artistico Grue di Castelli. Benvenuta nei nostri studi. Buongiorno, Buongiorno, professoressa. buongiorno. Stamattina, insomma, parliamo dei percorsi scolastici nelle zone interne del Bene. Teramano. Tra l'altro, parliamo anche di una scuola che è un'eccellenza del territorio, che è l'Istituto Grue di Castelli. Intanto, come sta? Bene, grazie. È un'attività che rende forti quella dei dirigenti In scolastici. generale, poi magari dirigere delle scuole che si trovano in realtà, come Montorio, la zona di Crognale, insomma, realtà interne, sottoposte, soprattutto più si va verso l'interno, anche allo spopolamento, insomma, sono realtà particolari e ne Esatto. parleremo nel dettaglio. Ma partiamo proprio da questo aspetto, ovvero qual è la giusta politica scolastica per un contesto come quello che lei dirige, dove ci sono pluriclassi, dove ci sono pochi bambini, dove ogni anno bisogna fare i conti per capire se le classi possono restare in vita oppure se non ci sono iscrizioni a sufficienza. Insomma, è una realtà particolare. Allora, è una politica scolastica di rete, innanzitutto, di collaborazione, di unione. Per esempio, ecco, la partecipazione qui oggi a questa trasmissione mi sembra un'opportunità più che per parlare degli istituti che io dirigo, proprio per far conoscere un po' meglio un'attività scolastica che è di tutti gli istituti dell'area interna, cioè si lavora molto in sinergia, in rete, in partenariato, in collaborazione e questo è assolutamente necessario perché quello che fa una comunità resiliente, una comunità forte in queste zone che sono bellissime ma sono anche fragili e soggette Le a conosco tutta una serie bene. di problematiche che sono comuni, no? Ai paesi dell'area interna, che sono, ahimè, anche contemporaneamente all'interno del cratere sismico. Sismico, sì. Quindi gli istituti comprensivi che qui operano lavorano tanto in sinergia e cercano di non solo sostenere il territorio, ma direi anche di compensare con una proposta formativa di qualità importante, ricca di stimoli, e quelle piccole forme di disagio che possono esserci nell'essere un po' periferici rispetto ai grandi centri. Certo. Qualche esempio del lavorare in rete, che cosa intendete? Cioè, cosa fate quando parlate di lavoro in rete? Faccio un esempio che è proprio di attualità, perché abbiamo appena ottenuto, per esempio, un finanziamento importante, molto cospicuo, per lavorare con il linguaggio del cinema. Il progetto si chiama Paese Dentro, l'Istituto Comprensivo Montorio Crognaleto è istituto capofila, però ci sono anche appunto il Liceo Artistico di Castelli, l'Istituto Isola Colledara Tossicia, l'Istituto Comprensivo Civitella Torricella, quindi sono tutti istituti che raccontano un territorio che è quello dell'area interna e del parco, e Territorio un bellissimo, territorio un territorio bellissimo. in difficoltà dopo il terremoto, le problematiche sono aumentate e avete a che fare anche con Esattamente. queste problematiche. Lì, la prima cosa che salta agli occhi è che, soprattutto nei centri più interni, c'è una popolazione, che si assottiglia sempre di più. Il fenomeno dello spopolamento era già in atto prima del terremoto. Chiaramente il terremoto ha, contribuito non poco, no? A peggiorare la situazione. Però c'è chi E resiste, c'è chi resiste e anche con i c'è. bambini piccoli, che ha deciso di Esatto. voler rimanere a vivere anche in queste realtà così difficili. Mi fa piacere sottolineare che questo si deve anche tanto, per esempio, parlo al comune di Crognaleto, al fatto che le scuole che lì sono state messe a disposizione, donate, una a Nerito dall'IKEA, che è una struttura ovviamente antisismica in Molto legno, bella, sì. e l'altra
più recentemente inaugurata, struttura donata dalla Regione Emilia-Romagna, Tottea, anche in questo caso struttura antisismica concepita secondo le più recenti indicazioni della didattica. Ecco, anche consentire alle famiglie di far stare lì in sicurezza i bambini dà una chance a questi territori. Quindi è importante innanzitutto la sicurezza, questo è chiaro, è la base. Però poi la didattica che lì si propone, l'offerta formativa, deve essere ricca, stimolante. Formativa? Perché purtroppo c'è questo, almeno quando ero ragazza, io ho studiato in montagna, sono di Nerito di Crognaleto, ho fatto le scuole elementari e parte delle medie a Nerito, e ci dicevano spesso, e credo succeda anche adesso, perché questo è un luogo comune da sfatare, tra l'altro, vabbè, però voi venite da una zona dove magari siete meno preparati rispetto, e questo l'ho subito sulla mia pelle, perché io ho fatto proprio fino alla prima media a Nerito, poi mi sono trasferita a Teramo, mi guardavano con scetticismo, perché venivo da una realtà considerata, non so, meno un po' più povera dal punto di vista culturale della formazione. Io credo di no. Perché ho degli esempi, non voglio parlare di me, ma insomma ho miei amici che hanno studiato in montagna e che si sono affermati grandi docenti universitari, hanno studiato, per cui voglio dire, credo di no, però insomma lei è un'addetta ai lavori, saprà essere più precisa di me, allora, saprà portare anche esempi più calzanti. Noi oggi in qualunque realtà scolastica, anche con classi cittadine molto, diciamo, con una popolazione nutrita, abbiamo sempre e comunque la necessità di personalizzare la didattica, perché il piccolo cosmo che c'è all'interno delle scuole e che mette al centro l'alunno fa sì che si risponda a esigenze che sono le più diverse, e figuriamoci se questa condizione, che comunque esiste anche dove sono 25 alunni, non può far lavorare meglio i docenti quando gli alunni sono assai di meno. Quindi c'è la possibilità di offrire veramente una didattica personalizzata, perché di lavorare i ragazzi sono di meno. Perché i ragazzi sono pochi, perché i ragazzi sono anche di età differente, quindi sono abituati a lavorare anche in un clima di collaborazione, di tutoring tra loro. C'è il ragazzino più grande che ha già... Qua parliamo di pluriclassi, dove ci spesso sono pluriclassi. Ci sono degli obiettivi vantaggi, purché i docenti siano formati per proporre la giusta didattica all'interno di questi contesti. Con quale spirito i docenti insegnano in realtà così disagiate, dove a volte è anche difficile arrivare d'inverno con la neve, col freddo, col ghiaccio? Allora, è un timore che hanno all'inizio i docenti di dover affrontare l'anno lavorativo in montagna, che li fa arrivare veramente sconfortati. Però non hai idea di quanto capiti proprio, non solo frequentemente, ma anche presto, cioè basta soltanto un mese perché invece si innamora del luogo. E anche chi arriva da lontano a Montorio e poi non ha finito il percorso perché deve salire, preferisce rimanere lì, preferirebbe stare lì, perché c'è un clima veramente particolare che vince le oggettive difficoltà che ci sono, perché quando c'è la neve è difficilissimo arrivare, il ghiaccio c'è praticamente tutto, almeno la mattina quando si arriva, insomma le strade anche in questo periodo spesso sono ghiacciate, però basta, io dico sempre, la montagna basta conoscerla, che se la conosci sai come ti devi comportare e come devi fare per viverla in sicurezza, e non solo per andarci a spasso, ma anche per lavorarci e per viverci. Poi spesso viaggiano insieme le docenti, quindi si creano delle situazioni amicali, di collaborazione, che sono molto belle. Sono delle belle realtà, secondo me, però io sarei anche di parte, dunque non posso esprimere un giudizio probabilmente oggettivo, però ci sono dei disagi, ma ci sono anche tanti vantaggi. Allora, io so che noi abbiamo anche dei contributi filmati, chiedo a Pietro in regia di preparare qualcosa, magari facciamo scorrere questa immagine, cerchiamo di capire di cosa si tratta, perché tra le altre cose, voi... Adesso io dico sempre, oramai le scuole sono come delle aziende, vanno
da quando c'è l'autonomia bisogna anche promuoverle, no, in qualche modo, per cui ci si lavora molto sulla promozione, non lo fate solo voi, lo fanno tutte, le scuole ed è anche giusto che sia così, perché anche da un punto di vista economico insomma vi dovete arrangiare in qualche modo per andare avanti, e dunque anche creare un po' di entusiasmo intorno alle scuole è importante. Si anche valorizza per le questioni pratiche, certo, il lavoro dei docenti, del personale, tutto, no, della scuola, così è una soddisfazione anche per loro mostrare che cosa si fa. Lei come dirigente scolastico, allora dov'è la sede della dirigenza scolastica? Intanto ecco qui, questo cos'è? La sede è a Montorio per quanto riguarda l'istituto comprensivo e naturalmente il liceo artistico di Castelli è un'altra istituzione scolastica, sono dirigente reggente perché i numeri della popolazione scolastica di Castelli non consentono che ci sia un dirigente dedicato, quindi è una scuola che viene affidata in reggenza. Poi parliamo più nel dettaglio di Castelli, qua cosa stiamo, facciamo una cosa, ascoltiamo un attimo anche in audio originale quello che stiamo vedendo e poi ne parliamo. Questo filmato. Allora, racconta l'esperienza di Nessun Parli, una giornata dedicata all'arte nel novembre, non di questo ultimo anno, dello scorso anno, ma siamo molto orgogliosi, no, di mostrare qui all'opera. Con i vostri studenti. Esatto, la nostra orchestra, perché la scuola secondaria di primo grado di Montorio è a indirizzo musicale da cinque anni. Sì. Lavorate molto con l'arte, voi partendo sì, da Castelli, molto, moltissimo, sarà moltissimo. L'influenza di Castelli. Allora, la parola chiave davvero per noi, perché sia ricca l'esperienza formativa dei ragazzi, è la varietà, proprio la varietà. E una varietà che deve sperimentare tutti i linguaggi espressivi, perché sono ragazzi, sono bambini e poi ragazzi ancora giovani, e quindi devono avere l'opportunità veramente di conoscerli tutti i linguaggi creativi ed espressivi. Quindi noi abbiamo un indirizzo musicale, i ragazzi possono praticare per 3 anni anche lo studio di uno strumento, gli strumenti attualmente a disposizione sono 5, pianoforte, sassofono, tromba e clarinetto e percussioni, quindi molti strumenti a fiato, ed è quindi un'orchestra proprio molto spumeggiante, frizzante, numerosa. Ed è anche numerosa, perché siamo riusciti davvero a far apprezzare tanto questo aspetto dell'offerta. Abbiamo molti iscritti, nonostante non siano molti ragazzini a Montorio, però quasi tutti aderiscono alla proposta dell'indirizzo musicale. Questo suonano tutti. È importante. Però Montorio ha una tradizione musicale. Mi piaceva dire questo, infatti. La maggior parte della gente che conosca Montorio suona. Molti musicisti. Anche di prestigio. Assolutamente. Quindi è un punto d'onore, cioè ci fa molto piacere che ci sia questa prosecuzione e la tradizione. Sì, sì. Ed è bello. Sulla musica e sulla promozione della lettura noi abbiamo i nostri due pilastri, la lettura fin dai bambini prima che arrivino all'infanzia, con il progetto nazionale Nati per Leggere, e c'è una intensissima attività di promozione della lettura, perché veramente pensiamo che sia la chiave
Cosa fate per far leggere queste, a parte vabbè, a scuola, ma ci sono anche iniziative collaterali? Sì, molte, molte, e anche in questo caso con strettissima proprio collaborazione con i volontari del territorio, con soggetti anche esterni. Quindi dai piccolini, per esempio nella scuola dell'infanzia abbiamo un punto lettura nati per leggere, che significa in modo molto concreto avere uno spazio fisico molto ben arredato e pensato per i bimbi, anche i bimbi non ancora frequentanti la scuola dell'infanzia, cioè possono venire a determinati orari, ma sia la mattina sia il pomeriggio, delle mamme con bimbi di pochi mesi, e lì essere assistite, avere tutti i libri a disposizione e leggere. Un tempo si diceva, fino a qualche anno fa, ad alta voce, ma invece noi preferiamo dire a bassa voce, perché crea un'intimità che è molto importante dal punto di vista relazionale, e ai bimbi di questa età che sono piccolissimi. L'impresa continua fino alla, poi alla scuola media, iniziative sempre su misura, in base all'età, per far diventare la lettura un fatto extra scolastico. E loro si appassionano alla lettura, perché insomma è un po' difficile trovare... E questa è una modalità, cioè far sentire che uno spazio gratuito, tra virgolette, cioè non curvato sui risultati scolastici, ma assolutamente libero, deve essere un piacere, e questo si cerca di ottenere, insomma, dalla scuola primaria, dalla scuola dell'infanzia prima ancora, fino alla scuola media. Quando parliamo di progetti di Montorrio, è coinvolto anche Crognaleto? Naturalmente, sempre. Montorrio Crognaleto è un'unica realtà. Quindi anche a Crognaleto, per esempio, c'è questo punto lettura dedicato ai bimbi della fascia 0-6 anni. E Crognaleto lavora anche tanto... in questo c'è una formazione specifica dei docenti su cui è molto impegnato l'ufficio scolastico regionale, che ha firmato una convenzione importante con l'INDIRE proprio per lavorare sulle piccole scuole, cioè formare i docenti sulla giusta didattica che si può proporre il più delle volte attraverso anche le nuove tecnologie all'interno delle pluriclassi, perché se sono pochi bimbi all'interno della pluriclasse, è pur vero che possono mettersi in contatto anche in videoconferenza con altre realtà, quindi l'isolamento può essere superato con la rete e le nuove tecnologie, ed è una buona cosa. Passiamo adesso all'istituto Grue di Castelli, una realtà quasi fantastica, sì. In un posto che può sembrare sperduto, ma i ragazzi, mi diceva lei prima dell'inizio di questa trasmissione, ci vengono molto volentieri, anche perché è come se vivessero una realtà diversa. È una dimensione particolare, lo è indubbiamente. E mi piace intanto anche sfatare però il mito che si tratti di un posto difficilissimo da raggiungere, perché in fondo si più o meno le stesse difficoltà di Crognaleto dicevamo prima, cioè, insomma la zona è quella. Sono 35 minuti di automobile o ecco con il pullman, dipende da dove si arriva, e le devo dire che arrivano ragazzi anche dalla costa, anche da lontano. Ora è una scuola particolare, oggi è un liceo artistico. Quanti iscritti ci sono? Intanto stiamo vedendo delle immagini ovviamente del Grue. Gli iscritti sono un po' più di 60. Le ultime classi, cioè quelle che si sono formate negli anni scorsi, sono un po' più numerose. L'anno scorso abbiamo avuto 21 iscritti nella classe prima. Anche quest'anno gli iscritti sono 19. I ragazzi adesso hanno l'opportunità di fare l'esperienza sperimentale del liceo in 4 anni. Il liceo artistico di Castelli dallo scorso anno è l'unico liceo artistico in Italia che ha il percorso quadriennale. Ora, perché è possibile pensare che in 4 anni si ottengano gli stessi risultati che in 5, perché questo richiede naturalmente la certo, sperimentazione, non è che vengano abbassati gli obiettivi. Semplicemente c'è un'articolazione della didattica diversa, per cui gli obiettivi dovrebbero essere raggiunti in un anno in meno. Cambiano anche gli orari?
durante cambiano anche gli orari, chiaramente. C'è una permanenza a scuola di qualche ora in più. Quindi fino al giovedì questi ragazzi rimangono a scuola con il servizio mensa che offriamo gratuitamente, perché è proprio una misura di sostegno allo studio, che si chiama Dote Grue. Escono alle 15:30, poi il venerdì e il sabato fanno l'orario delle altre classi, alle 14 escono. Ora, è un'immersione in una realtà che è una realtà particolarissima. Noi la conosciamo per la tradizione ceramica, la città di Castelli, e una tradizione che ha portato le opere più preziose nei più grandi musei del mondo, questo lo sappiamo, chi non conosce la ceramica di Castelli, però probabilmente molti pensano alla ceramica tradizionale, altri che hanno una visione più completa hanno anche in mente una produzione moderna della ceramica castellana di gran pregio. Ci sono artisti che hanno opere in esposizioni importanti, pensiamo al direttore Serafino Mattucci, alle sue opere, a tanti professori che ora non sto a nominare, ma che sono stati prima che professori grandi artisti, e hanno nella vita di questa scuola prodotto opere importanti che adesso vengono subito alla nostra mente. Se pensiamo a Castelli, il presepe monumentale di Castelli non è ceramica tradizionale, ma è stata a Teramo, e quindi poca parte, una piccola parte è stata esposta a Teramo. Sono ben 54 statue esposte permanentemente all'interno del liceo, e in effetti vengono a visitare la scuola tanti turisti e visitatori nell'arco dell'anno, perché c'è anche una raccolta internazionale di arte ceramica molto importante, e anche un'altra opera collettiva di pregio, che è il Terzo Cielo, che è una reinterpretazione del soffitto di San Donato. Insomma, i ragazzi che frequentano questa scuola sono veramente non solo immersi in un contesto che è una esposizione permanente di opere, quindi è una scuola museo, ma poi attraverso anche l'alternanza scuola-lavoro, e quindi i percorsi che si fanno ogni anno guidati dai docenti e dagli esterni, hanno modo di conoscere da vicino nelle botteghe artigianali che ancora sono vive e presenti a Castelli nonostante il terremoto, possono incontrarli questi saperi della tradizione. Fanno anche pratica allora dentro le botteghe, non solo a scuola? Sì, attraverso l'esperienza di alternanza. La scuola ha degli incredibili laboratori, perché immagini. Sì, qui è la pratica, diciamo, più tradizionale, però c'è anche la prototipazione veloce che si fa attraverso la stampante 3D, la stampante fotoceramica, le tavolette grafiche. Nel tempo la scuola si è dotata delle strumentazioni tecnologiche più all'avanguardia, perché è nata con l'idea della ricerca e dell'innovazione, quindi è proprio un tratto distintivo di questa scuola fare ricerca. Questo è il Terzo Cielo, sì, che si è visto in questo momento. Ora, la nuova esperienza, questa del liceo quadriennale, si chiama Campus Grue. La logica è proprio quella del campus. Ho appena detto, insomma, che i ragazzi possono rimanere a scuola usufruendo della mensa, ma un altro aspetto importante è che ci sono molte relazioni di collaborazione con soggetti importanti esterni, per cui vengono offerte a loro opportunità formative di qualità, come stage in aziende importanti, e fa parte questo dell'offerta formativa frequenti uscite e viaggi di istruzione, perché è fondamentale che loro conoscano attraverso le mostre, attraverso le visite ai musei, da vicino le esperienze artistiche del panorama internazionale. Il punto è questo: la scuola è una piccola scuola che si trova in un contesto così particolare che sembra provinciale, decentrato, e invece i ragazzi escono moltissimo, e questo li porta a stare nel mondo, e la scuola chiama continuamente ospiti all'interno, artisti e personalità, per cui è il mondo che viene a Castelli.
è il mondo che viene nella nostra scuola. E ci vengono perché Castella è famosa in tutto il mondo. Sì. E non serve neanche presentarla agli oggi, ospiti. Oggi pomeriggio ci sarà un workshop con Carmine Di Giandomenico, lo conoscete assai bene. È anche un nostro amico, oltre ad essere uno straordinario disegnatore. È una bella opportunità. Cioè, creiamo continuamente per i nostri ragazzi, che sono veramente, ai nostri occhi, devono sentirsi privilegiati, perché fanno più strada degli altri per arrivare a scuola, e quindi la scuola, quando loro arrivano, deve dare loro... Li deve accogliere come si deve, sì. Ed è una scuola accogliente la vostra. Ed è molto bella. E crediamo che la bellezza sia un principio cardine dell'educazione. E i ragazzi che scelgono una scuola così, tra virgolette, per disagiato si intende, insomma, una scuola che bisogna... dove per andarci bisogna fare un po' di strada, perché sennò come scuola è accogliente, l'abbiamo vista anche noi, la scelgono perché proprio evidentemente amano quel percorso formativo. Dunque immagino che siano tutti ragazzi poi che hanno un percorso scolastico anche a buoni livelli. Beh, devo dire che anche in questo caso, come per le pluriclassi di cui parlavamo, per l'istituto comprensivo, l'essere poco numerosi diventa un modo per andare incontro alle esigenze specifiche, e quindi la didattica è personalizzata, i ragazzi sono molto seguiti. Devo dire che sento proprio spesso da parte dei genitori di questi ragazzi dire che loro si sentono tranquilli, perché percepiscono questo contesto come più accogliente ma anche controllato, ecco, un pochino ragazzi più, sono più seguiti, sì. Che seguire 60, insomma, è più facile, è più seguirne. Facile evidentemente, sì. Quanti professori ci sono al GRUE di Castelli? Sono diversi perché chiaramente materie quelle non solo sono le materie artistiche, ovviamente il percorso è anche con le materie. È un liceo artistico, quindi ci sono filosofia, matematica, fisica, naturalmente la storia dell'arte. Le materie comuni a tutti gli istituti ci sono, ovviamente. Sì, chiaro. Poi ci sono diverse ore invece di progettazione. È un liceo artistico per il design, con la curvatura sulla ceramica. Quindi chiaramente la ceramica, diciamo, la materia con la quale si cimentano maggiormente, però progettazione significa studio, diciamo, di tutta quanta la filiera, dall'ideazione fino alla produzione, quindi diciamo si può intendere su tutte le altre materie anche. Progettazione vuol dire imparare a risolvere innanzitutto dei problemi che vengono posti, quindi è anche una forma mentis. Quando escono i ragazzi da questa scuola, dove vanno? Molti trovano anche un posto di lavoro, perché insomma escono già preparati al mondo del lavoro, il percorso universitario di solito è il percorso artistico, ovviamente. Non necessariamente, e in effetti i dati ci dicono che poi fanno anche scelte diverse. Questo fa pensare evidentemente che la preparazione è sufficientemente, diciamo, ampia, che si può poi curvare. Una interessantissima prospettiva però è quella più specifica dell'Istituto Tecnico Superiore, cioè dell'ITS, con sull'ambito della produzione del Made in Italy. In questo momento non c'è sul nostro territorio questo tipo di opzione, e quindi vanno a Faenza e sono 2 anni, completano quindi il percorso della scuola secondaria di secondo grado, e c'è la qualifica, c'è il diploma di tecnico superiore. Però grazie alla strategia nazionale aree interne, e quindi agli investimenti di cui può beneficiare il nostro territorio, tra cui Castelli, riusciremo ad attivare anche noi un percorso biennale con questo tipo di diploma, quindi diventa una filiera completa, scuola superiore e post secondaria con l'Istituto Tecnico Superiore. A breve questo? E io penso che si attiverà il prossimo anno. Siamo a buon punto del percorso di finanziamento.
Quindi penso di una sì. Bella notizia. È una bella notizia. Allora, come ci vogliamo salutare? Cosa non abbiamo detto? Ci sarebbe da parlare una giornata intera su queste realtà bellissime, secondo me. Ma siamo arrivati alla fine della trasmissione, cosa vuole aggiungere? E questo appuntamento con oggi pomeriggio con Carmine di Giandomenico a Castelli, approfitto per invitare ragazzi delle scuole medie del territorio dalle 15:30. E poi aspettiamo, ma in questo caso poi avremo modo di dire quando, gli esiti di questo bellissimo progetto sul cinema, che è di rete anche con le altre scuole, e da cui verrà fuori un film che racconterà le aree interne. Quindi mi piace chiudere così. Aspettiamo di vedere come i ragazzi del nostro territorio racconteranno il loro territorio. Il loro territorio. E allora saremo qui anche noi. Quando sarà pronto tutto, lei sarà nuovamente nostra ospite. Volentieri, e magari grazie. Vedremo anche noi in anteprima questo lavoro. Grazie. Allora, io la ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione. In bocca al lupo ovviamente per il suo lavoro, in bocca al lupo per tutti i ragazzi di queste splendide realtà interne del nostro territorio, che sono veramente, e lo ribadisco per l'ennesima volta, veramente dei territori straordinari, dove si vive bene, si vive tranquilli, dove si vive sereni, davvero, guardate, cioè chi non c'è mai stato un paio di giorni ci dovrebbe stare per capire cosa intendiamo per vivere bene, una vita a dimensione... Sì. Dimensione umana. Sì, veramente una bella umana. Però ripeto, io sono originaria della montagna, per cui forse ho una visione diversa, ma veramente sì, stare qualche giorno lì si ritorna in contatto con l'umanità, secondo me. Sì. È consigliabile a tutti. Sì. Fa bene alla salute. Va bene, sì. grazie ad Eleonora Magno, che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Montorio Cragnaleto e anche del Liceo Artistico Grue di Castelli. Grazie e buon lavoro davvero. Grazie anche a voi per l'attenzione. Questa trasmissione, come sempre, torna in diretta anche domani mattina dalle 7 alle 8 e domani mattina ritroverete Luigi Prosperi. Grazie ancora e buona giornata.